Avete visto che belle illustrazioni ha il libro Gigino e Gigetta? Sono illustrazioni un po' particolari, fatte con lo sfondo soltanto, con dei piccoli segni, piccole cose e uno strumento soltanto, cioè una biro nera. Mentre i personaggi sono fatti con dei pezzettini di carta o cartone colorato, a cui poi sono stati aggiunti anche disegnati sopra alcuni particolari. Un po' tutte sono così e non sono difficili da rifare. Almeno potremmo provarci. Mi ha ispirato. Allora, l'idea è questa: fare un paesaggio urbano, cioè una città, soltanto con una biro nera. Che è abbastanza divertente l'idea di avere solo una cosa con cui disegnare, senza tanti colori, senza tanti cambi di strumento. La prima fascia in alto potrebbe essere quella su cui vengono disegnate le case, che si possono disegnare anche in maniera semplice, un quadratino e tanti altri quadratini che sono finestre, da riempire un po' con dei non proprio fregacci, però non importa che sia completamente preciso, perché comunque è uno sfondo. La seconda fascia del foglio potrebbe essere la strada con macchine, biciclette, personaggi che camminano, mentre la fascia più in basso potrebbe essere lasciata per i personaggi da fare con i pezzettini di cartoncino colorato o carta colorata che si trova anche nelle vecchie riviste, si possono ritagliare vari pezzi di carta, varie pagine e fare cose del genere. Allora io mi sono ispirata a Gigina e Gigetta per fare un cane o per fare un personaggio così femminile, una bambina, non so, possono essere tanti personaggi, ognuno di voi può pensare quello che più gli piace e poi sovrammetterlo allo sfondo come vuole, aggiungendo anche delle cose disegnate, le mani, boh, si potrebbe mettere un guinzaglio, si potrebbe fare una borsetta alla bambina, quello che volete. Alla fine, una cornice di cartoncino colorato, se ce l'avete, è quello che può valorizzare la vostra opera. Spero che vi piaccia, buon lavoro. Ciao!